Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo che è uscito il mio shop. Vi lascio tutte le informazioni qui sotto nell'info box. Detto questo, andiamoci dentro col video. Oggi sono qui per raccontarvi di un caso molto famoso che mi avete chiesto in tantissimi. Oggi parliamo di Andrew Cunanan, l'uomo che ha ucciso Gianni Versace. Gianni Versace tra gli anni 80 e gli anni 90 era una figura davvero molto rinomata. Era una delle persone più ricche del mondo, ma era anche una persona amatissima e stimatissima. Gianni Versace era una persona gentile, sempre disponibile. Amava tantissimo la sua famiglia, amava il suo lavoro e metteva davvero il cuore in ciò che creava. In questo video però vorrei concentrarmi sulla figura che ha colpito Gianni Versace, ossia Andrew Cunanan. E allora, come al solito, facciamo un passettino indietro. Chi è Andrew Cunanan? Andrew Cunanan nasce il 31 agosto del 1969 da Mary Ann Schillaci e Modesto Cunanan. In realtà Mary Ann e Modesto si conoscono a Long Beach, in quanto l'uomo è nella marina militare e Long Beach è una meta di sbarco. Tra i due scatta immediatamente la scintilla, infatti Mary Ann lascia il suo fidanzato e promesso sposo per mettersi con Modesto Cunanan. I due, tra l'altro, si sposano immediatamente perché Mary Ann nel 1961 rimane incinta. La famiglia di Mary Ann è molto molto cattolica, quindi decidono di ufficializzare la loro unione prima della nascita del figlio. Mary Ann, peraltro, fin dall'adolescenza dimostra di avere dei problemi a livello mentale. Soffre di agorafobia e in generale soffre d'ansia. Ansia a livelli estremi. Nasce quindi il primo figlio, di nome Christopher. Poi nasce Elena nel 1963. E da questo momento in poi le cose cambiano profondamente nella famiglia. Modesto è di origini filippine, mentre Mary Ann ha origini italiane. E in effetti Elena è diversa, sia dai suoi genitori che da suo fratello. Insomma, questa bambina ha i capelli biondi e gli occhi azzurri. Dunque, da questo momento, Modesto si convince che sua moglie lo tradisca. L'uomo quindi a questo punto si sente in diritto di trattare Mary Ann in modo terribile. Mary Ann, essendo cattolica, non prende in considerazione neanche per sbaglio l'idea di divorziare. Modesto è nella marina militare e presta servizio in Vietnam, dove rimane a lavorare per il suo corpo ospedaliero. Nonostante Modesto tratti Mary Ann a pesci in faccia, sia lei che i suoi figli lo seguono diligentemente da una città navale all'altra. Intanto Mary Ann rimane nuovamente incinta. Nasce quindi Regina Cunanan nel 1967. A questo punto la famiglia si stabilisce a San Diego e nasce l'ultimo figlio della coppia, Andrew Cunanan, nel 1969. Ebbene, appena viene alla luce quel bambino, diventa automaticamente il figlio preferito, tanto che le sue sorelle, suo fratello e suo padre lo chiamano Prince Andrew, Principe Andrew. Mary Ann, a seguito di questa gravidanza, vive una pesantissima depressione postpartum che la porta a passare un bel periodo in ospedale. Modesto, dunque, si ritrova a dover crescere i suoi figli da solo per almeno un anno. Questo vuol dire che Andrew cresce per il primo anno di vita solo con suo padre. C'è da dire però che anche quando Mary Ann esce dall'ospedale, anche per lei Andrew è il figlio perfetto, è il suo figlio preferito. Peraltro in alcune interviste viene detto che Andrew era il preferito in famiglia perché era il più bello. Comunque gli anni passano, Andrew cresce e quando inizia a frequentare le elementari si dimostra anche incredibilmente intelligente. In terza elementare risulta che Andrew abbia un QI di 147. Insomma, Andrew possiede il tipo di qualità che favoriscono un successo futuro. Ha un'intelligenza solida, una memoria eccezionale. Secondo alcuni, ha una memoria addirittura fotografica, per non parlare del suo incredibile fascino. Intanto però i litigi tra Mary Ann e Modesto iniziano ad essere sempre più numerosi col passare degli anni ed Andrew inizia davvero a non sopportarli più. Le voci urlanti di suo padre e sua madre lo seguono praticamente ogni giorno ed il ragazzo, per sfuggire da questa situazione, si chiude nella sua camera da letto al secondo piano, dove si perde tra le pagine dei fumetti e i romanzi d'avventura. Altre volte alza il volume della televisione nella sua camera da letto per attutire le grida provenienti dalle stanze sottostanti. Alle medie viene iscritto alla Buena Vista Middle School e a questo punto i libri e i fumetti in cui si rifugiava Andrew iniziano a diventare stantii, perdono la loro ispirazione. A scuola il ragazzo inizia a creare la sua vita perfetta.
vita perfetta che ovviamente esiste solo nella sua testa, descrivendo suo padre come un ricco uomo d'affari, coraggioso e premuroso. I suoi compagni inizialmente sorridono quando sentono Andrew parlare di suo padre, ma i suoi racconti diventano così costanti e incredibili che il ragazzo si guadagna la reputazione di bugiardo patologico. I suoi compagni di scuola iniziano a ridere di lui alle sue spalle. Andrew però, che scemo non è, si rende conto di quanto i suoi compagni lo guardino con scetticismo. Insomma, alle sue storie non ci credono, quindi per adattarsi alle sue falsità, Andrew dimostra ai suoi compagni di classe quanto siano adorabili i suoi genitori in diverse occasioni. Ad esempio, una volta convince sua madre a portargli a scuola un pranzo caldo a base di aragosta. Tutti i suoi compagni lo guardano con estrema invidia, mentre stringono tra le mani il loro panino al burro d'arachidi e gelatina. A questo punto Modesto lascia la marina militare per andare a studiare finanza e inizia a lavorare come stockbroker. Ora, per spiegarvi cosa sia lo stockbroker, avete visto The Wolf of Wall Street con Leonardo DiCaprio? Il nostro caro Leonardo DiCaprio in quel film interpreta proprio uno stockbroker. A quanto dice Modesto, tra l'altro, sta facendo carriera come stockbroker. Ma se si va a guardare con più attenzione si notano dei particolari. È vero, Modesto lavora davvero come stockbroker, ma cambia spesso compagnia. Di solito si licenzia da solo, ma qualche volta viene anche licenziato. La domanda che sorge spontanea è: perché? Beh, perché detto in modo molto semplice, prende i soldi dei suoi clienti e se li intasca. In pratica, vende azioni che non esistono. Quando sente che sta per essere beccato dai suoi datori di lavoro, puntualmente si licenzia. Marianne, invece, fa la casalinga. A questo punto Modesto porta Andrew nei migliori negozi di abbigliamento della città e gli compra montagne di abiti firmati. Andrew ovviamente adora indossare quegli abiti perché può gironzolare nei corridoi della scuola mettendosi in mostra. I suoi compagni di classe, per quanto ricchi, a questo punto guardandolo si sentono inferiori perché loro addosso hanno solo dei semplici jeans. Così inizia a diffondersi una voce su Andrew. I suoi compagni iniziano a dire che è gay. Andrew ci ride su, per lui l'immagine conta più di qualsiasi altra cosa. Poco importa cosa vadano in giro a dire i suoi compagni riguardo al suo orientamento sessuale. Considerando l'intelligenza di Andrew, i suoi genitori cercano di mandarlo in delle scuole prestigiose, nonostante non abbiano molti soldi. Insomma, la famiglia sta certamente migliorando la sua condizione economica, però non sono ricchi. Tuttavia Modesto insegna a suo figlio che deve fingere di essere ricco per aver accesso ai ricchi e poi di conseguenza diventare ricco. Ovviamente Modesto è bravissimo a fingere di essere ricco e suo figlio Andrew non è da meno. Spesso peraltro Modesto dice proprio questa frase: se vuoi trovarmi cerca dove c'è gente con i soldi e troverai anche me. Andrew dunque frequenta delle scuole prestigiose, fino a quando non viene il momento di frequentare l'high school, ossia la scuola superiore. Modesto lo iscrive alla The Bishop School, alla Iola. Questa è una scuola cattolica in cui vanno le persone davvero molto, molto ricche. Attenzione, ricche, non benestanti, perché a questo punto la famiglia Cunanan si può definire benestante. Modesto ha anche acquistato una casa, che però non è proprio adatta alla sua condizione economica. Infatti, dopo aver iscritto Andrew a questa scuola, decide di comprare un'altra casa un pelino più piccola, e quindi un pelino più economica. Poi però regala a suo figlio una macchina, visto che sta per andare alle superiori. Ora, vi ricordo che negli Stati Uniti si può iniziare a guidare a 16 anni, si prende la patente a 16 anni, e ok, il punto è che Andrew di anni ne aveva 14, e tutti i suoi fratelli hanno l'età per guidare, ma non hanno un mezzo per spostarsi. È Andrew che ha la prima macchina, nonostante non possa guidare. Inoltre, nella nuova casa, Modesto decide che Andrew, essendo bello e bravo, deve per forza avere la stanza più grande della casa. Questo vuol dire che la sua camera è quella matrimoniale. I suoi genitori dormono nella camera degli ospiti, ma in realtà, a dirla tutta, quella risulta la camera solo di Marianne, perché Modesto dorme sempre sul divano. Per i restanti tre fratelli restano due camere da letto. In pratica due di loro condividono una stanza, mentre Andrew dorme beato sul letto matrimoniale. Andrew sta sviluppando la sua personalità in un modo davvero tremendo, in quanto è circondato da persone che gli fanno credere di essere il migliore, di non dover rispettare le regole che rispettano gli altri. Però allo stesso tempo si sente sotto pressione perché la famiglia sta puntando tutto su di lui. Modesto, il padre di Andrew, lo tratta davvero come un principe. Gli ripete allo sfinimento che è speciale, ma
senza spiegargli perché. E cosa succede in questi casi? Beh, se prendiamo un soggetto che è convinto di essere speciale ma ne ignora la motivazione e lo inseriamo in un altro contesto con altri soggetti che non sanno che lui è speciale, lo tratteranno come una persona normale. Andrew è abituato a credersi al top, è abituato a credersi il migliore, ma soprattutto non è mai stato abituato a ricevere un no come risposta. E quando inizia a frequentare la scuola, in effetti di no ne riceve parecchi, sia dai professori che dai suoi compagni di classe. E quindi ogni volta va fuori di testa perché non sa gestire una risposta negativa a Andrew. Nessuno gliel'ha insegnato. Inoltre, come già sappiamo, Andrew fin da piccolo è abituato a fingere di avere più soldi di quelli che effettivamente ha. E se prima le persone attorno a lui gli credevano, adesso la solfa cambia. In questo periodo Modesto guadagna circa $50,000 l'anno. Non sono spicci, chiariamo. Il punto è che i genitori dei compagni di scuola di Andrew $50,000 li guadagnano in un mese, non in un anno. In un mese. Andrew quindi non può più farsi notare per la sua condizione economica, ma vuole comunque stare al centro dell'attenzione perché ne ha bisogno. Quindi cosa fa Andrew per farsi notare? Si dichiara apertamente omosessuale e vi ricordo che siamo negli anni 80. Negli anni 80 l'omosessualità non era assolutamente vista come una cosa positiva. Ancora oggi non viene vista come una cosa positiva da alcuni, figuriamoci negli anni 80. In ogni caso Andrew posa nella foto dell'annuario con la camicia sbottonata per mettere in mostra i suoi fantastici addominali. A questo punto Andrew inizia anche a frequentare degli uomini più grandi, in quanto il ragazzo si rende conto che è più facile farsi mantenere da uomini adulti piuttosto che da donne adulte. Lavorare? Per Andrew non esiste l'idea di andare a lavorare. Durante tutta la sua vita ha lavorato solo per un breve periodo part-time in una farmacia. Nient'altro. Quindi Andrew, mentre frequenta le superiori, si rende conto che riesce a farsi dare dei soldi e a farsi fare dei regali da degli uomini più grandi. Molti degli uomini che Andrew frequenta sono sposati e hanno anche un certo status, quindi non solo lo ricoprono di regali, ma lo pagano anche per farlo stare zitto. C'è da dire che Andrew per ora non arriva a farsi mantenere al 100%, quindi si prostituisce, fa cose intime con uomini adulti e sposati in cambio di regali e soldi. A questo punto però Andrew si rende conto di aver bisogno di più soldi, perché deve far sembrare alle persone attorno a lui di essere ricco, ed è difficile fingersi figlio di un miliardario se in realtà non lo sei. A questo punto Andrew, oltre a frequentare questi uomini, inizia anche a vendere della merce non troppo legale. Ovviamente, attenzione, non lo fa a grandi livelli, vende ai suoi coetanei, ma in questo modo non solo riesce a pagarsi la merce per sé, ma riesce anche a farsi diversi amici. Andrew è sempre circondato da tanti amici, ma per un motivo o per l'altro pare che tutti lo stiano usando. Gli amici ricchi lo usano perché lo ritengono una sorta di giullare. Sanno che devono offrirgli da bere e da mangiare, ma poco gli importa. Altre persone invece lo sfruttano per i soldi perché, in effetti, Andrew si fa dare dei soldi dagli uomini che frequenta per poi utilizzarli offrendo cene e bevute per dimostrare al prossimo che lui i soldi li ha davvero. A questo punto arriviamo al 1988. Modesto, il padre di Andrew, è nei guai. Vi ho già detto che era solito fregare soldi a destra e a manca per poi cambiare posto di lavoro, rimanendo sempre nell'ambito dello stockbroker. Ecco, questa volta di soldi ne ha fregati davvero troppi, perché lo beccano. Corre il rischio di essere denunciato, quindi per evitare di finire dietro le sbarre, Modesto vende la macchina, vende la casa, sale su un aereo e torna nelle Filippine senza dire nulla alla sua famiglia. Cioè, non dice nulla né a sua moglie né ai suoi figli, tantomeno ad Andrew. Peraltro, attenzione, Modesto vende la casa in cui la sua famiglia sta abitando. Ma, ahimè, come già vi ho detto, la sua famiglia non ne sa assolutamente niente. Andrew, d'altro canto, adora follemente suo padre, quindi decide di raggiungerlo nelle Filippine. È convinto che se la stia spassando con tutti quei soldi che ha rubato negli anni. E invece, Andrew riceve una cocente delusione. Il ragazzo nelle Filippine dura giusto un mese, forse anche meno. Poi torna a casa dicendo alla sua famiglia che suo padre vive nello squallore. Da questo momento in poi Andrew non vede più suo padre. Ogni tanto lo sente, ma la cosa finisce lì. Da questo momento Andrew scatena la fantasia e dice balle a più non posso. Cambia peraltro versioni più volte in base a chi ha davanti. Racconta ad alcuni che suo padre è dovuto tornare nelle Filippine per gestire degli affari di un certo tipo. Ossia, dice che Modesto fa parte della
mafia filippina. Ad altri racconta che suo padre nelle Filippine ha un'enorme piantagione di ananas. A questo punto, Marianne deve trovare il modo di campare, poverina. Quindi compra una casetta a San Diego, che Andrew ovviamente detesta. Così decide di andare a vivere con una sua cara amica di nome Elizabeth. Ora parliamone. Quest'ultima è semplicemente una ragazza molto molto ricca che trova Andrew divertente, quindi quando il ragazzo le chiede ospitalità, Elizabeth non si tira indietro perché pensa, vabbè, è simpatico, mi fa compagnia, perché no? Inizialmente Andrew va a vivere con Elizabeth a casa dei suoi genitori e quel quartiere gli piace così tanto che decide di farsi adottare dai vicini di casa, i De Silva. Peccato che questa cosa dell'adozione la sappia solo Andrew ed Andrew, nessun altro. Anche i De Silva ovviamente sono all'oscuro di tutto. Andrew però non scherza mica, perché in effetti dice alle persone con cui entra in contatto che i De Silva sono davvero i suoi genitori. Quindi Andrew da questo momento si presenta come Andrew De Silva, un pezzo grosso di Hollywood con una villa sulla Riviera. Questo è solo uno dei nomi che Andrew si è dato, ma è anche quello che ha usato per più tempo. Infatti a volte si presenta anche come il tenente Cummings, un ufficiale della Marina laureato a CHOT e a Yale. A detta di tutti, Andrew è un'ottima compagnia. È anche facile conversare con lui, ma chi ama socializzare spesso nota la sua insistenza nel pagare il conto di ogni locale alla moda che frequenta. Ovviamente Andrew fa queste cose perché ha un disperato bisogno di attenzioni. Insomma, vuole dimostrare di essere una persona importante. A questo punto Elizabeth si sposa con un ragazzo di nome Philip ed Andrew va a vivere con loro a San Francisco. A San Francisco Andrew inizia a frequentare il quartiere Castro, un centro per la cultura LGBTQ+. Ovviamente diventa immediatamente conosciutissimo. Certo, si porta dietro la nomea di raccontaballe, ma è divertente e offre sempre da bere, quindi avercelo intorno fa piacere. Nel 1990 Elizabeth e Philip mettono al mondo una bambina. Andrew è il padrino di quella bambina e fa anche il babysitter per quella bambina. Nel 1992 Elizabeth e Philip mettono al mondo un secondo figlio. Decidono dunque di trasferirsi. Andrew però non vuole lasciare la California, quindi sente sua madre e torna a vivere da lei a San Diego. Andrew a questo punto deve cercarsi un lavoro, quindi viene assunto part-time in una farmacia. Nel frattempo continua a frequentare le tante persone che ha conosciuto nel distretto Castro a San Francisco. Un giorno uno dei suoi amici deve andare ad una festa in cui sarà presente Gianni Versace. In pratica l'amico di Andrew lavorava nel teatro dell'opera, in cui doveva essere messo in scena Capriccio, per cui Versace aveva fatto i costumi. Andrew, quando lo viene a sapere, è estasiato a dir poco, perché Versace è uno dei suoi idoli. Ammira tantissimo Gianni Versace, prima di tutto perché è apertamente gay. Non dobbiamo scordarci però che Andrew è un bugiardo patologico. Infatti ai suoi amici dice che in realtà lui Versace l'ha già incontrato. Ma ovviamente suoi amici, che stupidi non sono, non gli credono minimamente. Insomma, pensano che Andrew stia raccontando delle grandissime balle. Il punto è che quando Andrew va nel locale in cui è presente Versace, viene notato. Infatti è Versace ad avvicinarsi a lui e non il contrario. Versace dice ad Andrew: ma noi ci conosciamo, ci siamo visti a Como, giusto? Andrew, inutile dirvelo, a Como non ci è mai stato. Però Versace risponde: sì sì, è vero signor Versace, eravamo proprio a Como, grazie per essersi ricordato di me. E successivamente i due parlano per circa 10 minuti. Tutto ciò avviene sotto gli occhi degli amici di Andrew, che sono senza parole. Nessuno credeva che Andrew conoscesse davvero Versace. Questo è l'unico incontro ufficiale che c'è stato tra Andrew e Gianni Versace. Però c'è un problema non indifferente. Andrew è estasiato, ha conosciuto Versace, però in questo periodo ha davvero pochi soldi. Anche perché vive con sua madre a San Diego, ma ogni volta che deve uscire va fino a San Francisco. Non sono proprio 10 minutini di auto, eh? In questo periodo, peraltro, Andrew diventa violento con sua madre. Marianne, però, continua ad adorare Andrew ugualmente. Durante un litigio Andrew picchia sua madre fino a slogarle la spalla. Il punto è che qualsiasi cosa faccia Andrew a sua madre va bene. Però quando scopre che è omosessuale, eh no.
Questa proprio non gliela perdona. Andrew capisce che in famiglia ci sono troppe tensioni e quindi vuole andarsene. Ha la fortuna di incontrare un uomo di nome Lincoln Ashton, un ricco architetto di 61 anni. Lincoln ha a sua volta degli amici molto ricchi e omosessuali come lui, oltre i 50 anni d'età. Di conseguenza, molti di loro non sono apertamente gay. Questi uomini in un certo senso capiscono la situazione di Andrew. Pensano sia terribile che l'abbiano cacciato di casa in quanto gay, perché ovviamente Andrew racconta questa versione a questi uomini, anche se non corrisponde al vero. Questi uomini quindi lo prendono sotto la loro ala protettrice, non solo perché si rivedono in lui, ma anche perché è un bel ragazzo. Inoltre è piacevole davvero attorno, è acculturato, divertente, insomma non è il classico bello che non balla. Lincoln Ashton purtroppo nel 1995 viene ucciso a casa sua da un ragazzo gay con cui aveva passato la notte. Per questo omicidio viene arrestato Kevin Bond. Nonostante ciò tutti gli amici di Lincoln continuano a frequentare Andrew anche dopo la sua morte. Così Andrew si avvicina particolarmente ad un uomo di nome Norman Beachford, di 50 anni circa, il cui compagno era appena morto di AIDS. A seguito di questo lutto, Norman cade in depressione. È davvero sempre triste e quando incontra Andrew spera in qualche modo di poter rincominciare a vivere la sua vita. Tra i due non c'è neanche una frequentazione fissa, anche se decidono di andare a vivere insieme a conti fatti. Norman è spesso in viaggio per lavoro e permette ad Andrew di viaggiare da solo quando gli va. Di conseguenza i due non è che si vedano così spesso. Successivamente si trasferiscono a Loyola. Norman regala ad Andrew un'automobile e gli dà $2,500 al mese che Norman considera spiccioli. Infatti se Andrew vuole fare qualche viaggio, vuole andare da qualche parte, Norman gli dà ulteriori soldi. Nel frattempo Andrew conosce un ragazzo di nome Jeff Trail. Jeff è un ragazzo tranquillo, è in pace con se stesso, ma anche lui, come molti altri, non è dichiaratamente omosessuale, perché è un repubblicano ed è anche un militare. Se non erro, ai tempi nell'esercito era addirittura vietata l'omosessualità. Jeff però non vuole lasciare l'esercito perché proviene da una famiglia di militari, quindi diciamo che ha questo conflitto con se stesso. Un giorno Andrew lo incontra in un locale, fanno amicizia e in effetti Andrew aiuta Jeff ad accettarsi come omosessuale. Andrew ovviamente vuole combinare subito qualcosa di intimo con Jeff. Jeff però se ne accorge immediatamente e per evitare qualsiasi problema tronca la cosa sul nascere, ossia dice ad Andrew che lo vede solo come un amico. E in effetti da questo momento i due diventano amici e sono anche molto uniti. Come già vi ho detto, Norman permette ad Andrew di andare dove gli pare. Quindi un giorno il ragazzo va a San Francisco e si ritrova con tutti i suoi amici del distretto di Castro. Mentre sono al ristorante, Andrew nota un bel ragazzo biondo seduto al bancone del bar. Quindi chiede al cameriere di portargli un drink da parte sua. Il bel ragazzo dei capelli biondi si chiama David Madden. Anche lui è un architetto molto giovane, ma già di successo, di Minneapolis. Ben presto David ed Andrew iniziano a frequentarsi. A David piace parecchio Andrew, vorrebbe vederlo più spesso, anche perché a conti fatti hanno una relazione a distanza. David sta in Minnesota, mentre Andrew sta in California. Il punto è che David spesso propone ad Andrew di andarlo a trovare, ma quest'ultimo inventa sempre mille scuse, quindi col tempo David si scoccia e non poco di stargli dietro. Andrew ovviamente si comporta in questo modo perché deve tenere nascosta a David la relazione che ha con Norman. Quindi a questo punto David inizia ad allontanarsi ed Andrew la prende malissimo, in quanto ha detto a più persone che David è sicuramente l'amore della sua vita. A questo punto Andrew sta andando fuori di testa, perché non vuole perdere David per nulla al mondo, ma allo stesso tempo c'è anche Norman ed Andrew non può e non vuole scegliere perché Norman è colui che gli dà i soldi. A questo punto quindi Andrew inizia a litigare con Norman dicendogli che vuole di più. Ad esempio mentre stanno facendo un viaggio in Europa, Andrew chiede a Norman di regalargli una Mercedes nuova che negli anni 90 costava circa $125,000. I due quindi litigano. Nel frattempo Andrew aveva promesso a David che sarebbe rientrato per il 4 luglio, così sarebbero stati insieme. Il punto è che Andrew non torna affatto il 4 luglio. Quindi in Minnesota c'è David che di aspettare Andrew si è anche un po' rotto le balle. In Europa c'è Norman che si sta rompendo le balle a stare dietro alle richieste di questo ragazzino viziato. La conseguenza in me è quasi ovvia. Andrew perde sia Norman che David. Norman lo perde esclusivamente per colpa sua. Infatti in Europa gli fa una scenata, se ne va, ma prima di andarsene gli lascia un bigliettino con scritto "Addio, questo è il mio numero, chiamami". Se gli stai dicendo addio, perché dovrebbe chiamarti?
In ogni caso, Andrew è sicuro, anzi è convinto che quando tornerà a San Diego, Norman lo chiamerà. Cosa che invece non accade assolutamente. Andrew a questo punto è convinto di riuscire a riconquistare David, ma anche lui in realtà non ne vuole più sapere nulla. Quindi Andrew si ritrova solo, non ha più accanto né l'uomo che gli dava i soldi, né tantomeno l'uomo che lui ha definito l'amore della sua vita, ossia David. Ovviamente Andrew col tempo perde sempre di più la testa, anche perché dovete sapere che non ha mai smesso di far uso di merce non troppo legale. Andrew quindi che fa? Aumenta la quantità che assume, inizia a sentirsi perso, non ha un posto dove andare. Così va a vivere da Jeff, il suo amico, che però è convinto di doverlo ospitare massimo per un paio di giorni. E invece il tempo passa, ma Andrew da casa di Jeff non si schioda, al che anche Jeff inizia a scocciarsi e non poco. Specialmente quando Andrew inizia ad uscire con il suo fidanzato Daniel. Per Jeff non è il massimo della vita vedere Andrew che esce con il suo fidanzato. Insomma, inizia ad essere geloso. Ma soprattutto Jeff non sopporta che Andrew sia un cacciavalle e che nelle balle che racconta include anche lui. Andrew infatti andava in giro a dire che lui e Jeff erano migliori amici, che si conoscevano fin da piccoli, insomma andava in giro a dire cose non vere. E a Jeff non piace assolutamente che qualcuno menta sulla sua vita. Fino a quando Andrew dice balle sui suoi genitori, a Jeff la cosa non tange, non gliene frega nulla. Ma quando Andrew inizia a dire cavolate su di lui, la solfa cambia. Andrew intanto, inutile dirvelo, peggiora sempre di più. Continua ad assumere sempre più merce poco legale. Si deprime pensando a David, prende peso, insomma perde totalmente il suo fascino e il suo look. Non è più quell'Andrew che con il suo fascino riesce a spillare i soldi degli uomini ricchi che incontra. Arriviamo al novembre del 1996, quando Jeff accetta un lavoro a Minneapolis, posto in cui abita David, l'amore della vita di Andrew. Ad Andrew a questo punto si illuminano gli occhi, perché il suo migliore amico può incontrare David e magari parlarci. Insomma, potrebbe convincerlo a ripensarci. Quando Jeff si stabilisce a Minneapolis, Andrew va spesso a trovare sia lui che David. Il punto qui è che né Jeff né David vogliono vederlo. Poi ecco che Andrew ha la brillante idea di chiedere a David di sposarlo. E a questo punto David è davvero a disagio. Ovviamente David rifiuta, ma Andrew gli dice che per festeggiare il loro fidanzamento, che peraltro è avvenuto solo nella sua testa, ha prenotato un weekend in California in un albergo di lusso. David alla fine accetta di passare questo weekend con Andrew. Andrew però in questo periodo non ha molti soldi, anzi ne ha davvero pochi. Per pagare questo viaggio da fondo a tutte le sue carte di credito fino ad indebitarsi, Andrew è sempre più disperato. Il tentativo di riconquistare David è fallito, perché comunque è vero, hanno passato questo weekend in questo hotel di lusso, ma David era perennemente a disagio. Per di più Andrew non ha una casa e non ha i soldi. Quindi Andrew a questo punto decide che non può continuare a cercare di riconquistare David come ha fatto fino a quel momento, insomma si deve imporre. Tornato a San Diego, Andrew vende tutto ciò che gli è rimasto ed organizza l'ultima cena. La chiama proprio così, l'ultima cena, come Gesù. E a questa ultima cena ci sono tutti i suoi amici californiani. Dopodiché acquista un biglietto di sola andata per Minneapolis e fa la sorpresona a David presentandosi lì. David si ritrova a doverlo ospitare per forza e, ahimè, si sente sempre più a disagio. In realtà, in effetti, David non vorrebbe ospitare Andrew. Il problema però è che sia David che Jeff si sentono in debito con il ragazzo. A questo punto Andrew ha due speranze. O vorrebbe rimettersi con David, oppure iniziare una nuova relazione con Jeff, che per inciso non c'è mai stata, in quanto Jeff, se ricordate, l'ha rifiutato fin dall'inizio. Senza contare che Jeff ha anche un fidanzato, ma a Andrew poco importa. A questo punto arriva il 27 aprile del 1996. Jeff ospita Andrew per il weekend, ma in realtà gli lascia la casa per due giorni mentre lui parte per andare fuori città. Andrew però, poverino, si sente solo a stare a casa di Jeff senza nessuno con lui, quindi decide di spostarsi a casa di David. Mentre è da David, lascia dei messaggi sulla segreteria di Jeff. I due infatti devono incontrarsi per chiarirsi riguardo qualcosa che non ci è dato sapere alle 21 in una caffetteria. Poi però Andrew, in un messaggio, scrive a Jeff di andare direttamente a casa di David, in quanto è presente anche lui. Quella sera peraltro è il compleanno del ragazzo di Jeff e dovrebbero andare insieme a festeggiare in discoteca. Jeff però dice al suo fidanzato che non ha scelta, deve per forza chiarire la situazione con Andrew. Gli promette dunque di raggiungerlo in discoteca per le 10:30. Quindi il fidanzato di Jeff va a ballare tranquillo pensando che per le 10:30 Jeff lo raggiungerà. Jeff a questo punto va a casa di David. Ora,
Qui inizia un attimo il mistero. David ha un cane di nome Prince e a quell'ora è solito portarlo fuori, quindi è molto probabile che abbia aperto la porta a Jeff mentre lui stava uscendo col cane. Ma non è sicura questa cosa. Non si sa se in casa in questo momento sia presente solo Andrew o anche David. In ogni caso Andrew cosa fa? Prende un martello e appena Jeff entra in casa lo fa fuori colpendolo diverse volte con delle martellate sulla testa. È probabile che a questo punto David aiuti Andrew ad avvolgere il corpo di Jeff in un tappeto e a nasconderlo dietro al divano, oltre a ripulire il sangue. Poco prima delle 20 del 27 aprile, alcuni vicini di David sentono delle grida violente provenire da casa sua, seguite da diversi tonfi. Infatti la polizia inizialmente pensa che David ed Andrew siano complici. Peraltro, cosa molto importante, Andrew aveva con sé la pistola calibro 40 di Jeff che gli aveva rubato nei giorni precedenti quando era stato a casa sua da solo. A questo punto che succede? Andrew minaccia David con la pistola. Gli dice che il delitto è avvenuto in casa sua e di conseguenza risulterebbe molto facilmente un complice. È così che David ed Andrew scappano insieme. Ma anche questa cosa non è proprio sicurissima, in quanto Andrew potrebbe anche aver minacciato David con la pistola e potrebbe avergli detto: Ciccio, vieni con me o io ti faccio fuori. E David, per non morire, è andato con Andrew. Intanto però succede anche un'altra cosa. I colleghi di David si preoccupano, in quanto sono due giorni che non si presenta a lavoro e non risponde neanche al telefono. Quindi vanno fisicamente a casa sua. La porta d'entrata è chiusa, ma sentono che all'interno della casa c'è il cane di David che abbaia. A questo punto chiedono alla polizia di entrare in casa per controllare che vada tutto bene. La polizia però, non avendo alcun mandato di perquisizione, non controlla proprio nulla. A questo punto i colleghi di David chiamano la superintendente dello stabile, che si reca a casa di David con le chiavi di riserva. Apre la porta, trova un cadavere e chiama immediatamente la polizia. Questa donna dice alla polizia che crede che David sia morto in quanto è presente un cadavere nel suo appartamento. La polizia a questo punto si fida della donna, della superintendente insomma. Quella donna ha detto che il cadavere di David sarà vero, no? E quindi questi furboni neanche controllano il corpo. Infatti il corpo viene controllato la sera quando arrivano i medici legali per portarlo via. Gli investigatori sanno che lì in quella casa era presente Andrew, ma notano che è sparito anche David, ossia il proprietario della casa. Jeff è lì senza vita, quindi decidono che si è trattato di un incontro gay finito in tragedia. Sono convinti al 100% che David sia il colpevole, nonostante molte persone dicano che in realtà è Andrew quello stranetto. Arriva il 29 aprile e viene trovato il corpo di David ad un'ora di distanza dal suo appartamento. Viene trovato per l'esattezza sulla sponda orientale del lago Rush, vicino a Rush City in Minnesota. È stato colpito da 3 colpi di arma da fuoco, uno alla schiena, uno al viso e uno al lato della testa. Quando viene individuata la vittima, Andrew è già a Chicago. Ovviamente sta guidando la macchina di David, ossia una Jeep rossa. E Andrew decide di andare a trovare un altro uomo, ossia Lee Miglin, un imprenditore molto ricco, segretamente omosessuale, con cui era stato giusto un paio di volte. L'uomo è sposato con Marilyn Miglin, una donna molto conosciuta a Chicago, esattamente come suo marito, in quanto è un'imprenditrice di prodotti cosmetici e fa molto spesso ospitate televisive in dei canali in cui fanno televendite. Quel weekend Marilyn deve andare a fare un'ospitata televisiva in Canada e di conseguenza parte. Quando torna a Chicago domenica nota che suo marito non è andato a prenderla all'aeroporto, quindi si preoccupa parecchio. Prende un taxi e torna a casa. Appena apre la porta d'entrata si guarda attorno e si rende conto che c'è davvero qualcosa che non va. C'è un disordine davvero strano in casa. Quindi esce spaventata e chiede al suo vicino di casa di entrare lui per dare un'occhiata. Il vicino di casa quindi entra e anche lui nota che effettivamente c'è qualcosa di strano, perché in casa c'è un disordine che non è per nulla tipico della famiglia Miglin. In cucina c'è un barattolo di gelato mezzo sciolto, quindi qualcuno l'aveva mangiato e si era dimenticato di rimetterlo nel congelatore. Inoltre è anche presente una bibita aperta. Sulla scrivania dello studio di Lee è appoggiato un prosciutto, ma un prosciutto, proprio un pezzo di prosciutto, con un coltello con cui erano state tagliate delle fette. Il punto è che quel prosciutto non era su un piatto, ma sulla scrivania di Lee Miglin. Quello è il punto, è che Lee Miglin era un uomo preciso, molto preciso. Quindi non si sarebbe mai messo a tagliare del prosciutto
sulla scrivania del suo studio, insomma. È in disordine anche il bagno, la vasca è completamente bagnata. Ci sono un sacco di asciugamani bagnati in giro e ci sono anche dei peli della barba di qualcuno nel lavandino. Questo significa che qualcuno si è fatto la barba in quel lavandino. Infine, presente a fianco al lavandino, una pistola finta. Viene quindi chiamata la polizia che inizia a controllare la casa, ma non trovano Lee Miglin da nessuna parte. Le autorità a questo punto controllano con Marilyn se manca qualcosa in casa ed effettivamente qualcosa manca. Ma non è avvenuta proprio una rapina, mancano più che altro dei vestiti e una macchina, la Lexus verde che di solito guidava Lee. Nel garage la Jeep è presente, ma la Lexus no, ma soprattutto, ripeto, Lee Miglin non si trova da nessuna parte. Ad un certo punto, la moglie del vicino di casa, che era entrato la prima volta per controllare che tutto fosse a posto, vede in garage un cartone per terra molto vicino alla Jeep. Quindi si china, solleva quel cartone e trova il corpo di Lee. Ahimè, questo corpo in particolare è davvero inquietante. Andrew ha avvolto la testa di Lee Miglin con del nastro adesivo, lasciandogli liberi solo i fori del naso per permettergli di respirare. L'ha pugnalato più volte con delle cesoie per poi tagliargli la gola con un seghetto da giardiniere. Inoltre lì ha anche le costole rotte perché gli sono stati lanciati sul petto dei sacchi di cemento da 25 kg. Infine, vicino al corpo, sono presenti delle riviste piccanti gay. Inoltre, tra l'altro, la macchina che Andrew aveva rubato a David, ossia la Jeep rossa, viene ritrovata non troppo lontana dalla casa di Lee Miglin. Ecco perché è sparita la Lexus verde. Per di più, Andrew sapeva che la moglie di Lee sarebbe partita per poi tornare a casa domenica, in quanto si è recato a casa di Lee Miglin, a East Scott Street, a Chicago, venerdì. La casa era in disordine perché il ragazzo è rimasto lì a dormire la notte di venerdì dopo aver ucciso Lee Miglin. Ha passato il sabato in casa e ha dormito lì anche quella notte, per poi svegliarsi la domenica mattina e partire. A questo punto Andrew chiaramente è in fuga, sta guidando la Lexus verde di Lee Miglin ed entra ufficialmente nella lista dei 10 uomini più ricercati dell'FBI. Andrew finalmente può vedere la sua foto affissa sui manifesti di svariati stati. Quindi l'FBI inizia ad indagare, mentre la polizia di Chicago lo inizia a monitorare tramite il telefono della macchina. Immagino che lo sappiate, insomma, negli anni 90 le persone molto ricche avevano proprio il telefono in macchina, tipo un telefono fisso. Nonostante ciò, la stampa viene a conoscenza di questa informazione perché la polizia comunica tramite radio. Quindi probabilmente qualche giornale ha una radio per captare le informazioni della polizia. E quindi vengono a sapere che Andrew ormai è a Filadelfia. Stanno seguendo la sua macchina tramite il telefono che c'è all'interno. Il problema qual è? Il problema è che lo dicono sia al telegiornale che alla radio. Ed Andrew, che sta guidando, sente tutto perché sta ascoltando la radio. Di conseguenza, ora sa che deve liberarsi della macchina. Ora è a Paintsville, nel New Jersey, e si reca in un cimitero storico militare. Proprio lì, parcheggiato di fronte al cimitero, nota un pick-up Chevy rosso. Quindi entra nel cimitero e si reca nell'ufficio amministrativo, dove è presente il custode William Reese, che peraltro è appassionato di evocazioni storiche. Andrew decide di rubargli il furgone e probabilmente William gli ha anche dato le chiavi. Andrew però ha preferito ucciderlo per evitare di lasciarsi alle spalle testimoni che rallentino la sua fuga. 2 giorni dopo Andrew arriva a Miami, prende una stanza in affitto in un hotel di nome Normandy Plaza il 12 maggio e in questo momento su Vanity Fair esce un articolo sulla casa di Gianni Versace, la famosa casa casuarina. La sua residenza Ocean Drive occupa un posto speciale nel cuore di Gianni, perché lì lo stilista si sente al sicuro e tranquillo, tanto che non ritiene necessarie guardie del corpo né sistemi di allarme. Grazie a questo articolo di Vanity Fair, Andrew scopre tutte le informazioni per trovare Gianni Versace, che è una sua ossessione. Andrew, peraltro, ormai vuole diventare famoso, vuole essere sulla bocca di tutti. Ha già ucciso, quindi in carcere prima o poi dovrà andarci. Ecco perché tra le tante persone sceglie proprio Gianni Versace. Andrew se ne sta a Miami per circa 2 mesi e non viene mai fermato. E nel frattempo Gianni Versace torna a Miami. Lui la mattina è solito uscire per prendere il caffè e comprare dei giornali. Andrew probabilmente lo tiene d'occhio per qualche giorno, fino a quando la mattina del 14 luglio 1997, alle ore 8:30, Gianni Versace esce di casa e si dirige al New Café, come al suo solito. Dopo aver bevuto il suo abituale caffè
e dopo aver letto i giornali, Versace rientra a casa. Ma mentre sta aprendo il cancello in metallo della villa, un giovane in maglietta bianca e pantaloncini grigi compare dal nulla ed esplode due colpi alla testa dello stilista, che si accascia sui gradini di casa Casuarina. Antonio D'Amico, il compagno di Gianni Versace, esce dalla residenza al rumore degli spari con un altro amico di nome Lazzaro. Quest'ultimo cerca di inseguire l'assassino, che però si volge e lo fronteggia con la calibro 40 spianata, intimandogli di andarsene. Però non fa fuoco. A questo punto inizia una vera e propria caccia all'uomo, ma non riescono a trovare Andrew da nessuna parte. Dove si è cacciato? Ebbene, il ragazzo si dirige verso un garage sotterraneo in cui aveva parcheggiato il furgone e si cambia. Lascia i vestiti insanguinati nel furgone e poi esce a piedi prendendo un taxi. Nessuno lo vede. Nessuno si accorge di nulla. Intanto iniziano le indagini per la morte di Versace e dall'autopsia emerge che l'uomo avesse l'HIV. Qui entra in gioco il movente per cui Andrew avrebbe ucciso tutte queste persone, compreso Versace. Il ragazzo in più di un'occasione dice a qualche suo amico che avrebbe ucciso chiunque gli avesse passato l'AIDS. Andrew è convinto di essere sieropositivo, ma non ha mai fatto neanche un controllo. La teoria investigativa quindi segue questa pista. Gli agenti sono convinti che Andrew avesse ucciso tutti gli uomini con cui aveva avuto dei contatti intimi. C'è però un problema alquanto evidente. Andrew Cunanan non aveva l'AIDS. Il 23 luglio, Ferdinando Carrera, di 72 anni, custode di una casa galleggiante di proprietà di un uomo tedesco, entra a controllare nella casa perché sembra che ci sia qualcosa che non vada. Appena è dentro, sente un colpo di pistola. Quindi scappa, prova a chiamare la polizia, ma non ci riesce. Quindi chiama suo figlio che, a sua volta, contatta la polizia. A questo punto arriva la polizia, le pattuglie circondano la casa galleggiante. Ad un certo punto, peraltro, la polizia butta anche nella casa galleggiante del gas lacrimogeno. Successivamente, quindi, entrano in casa e trovano Andrew a letto. Addosso ha solo un paio di boxer. Sta sanguinando da un orecchio, si è sparato da solo e ha ancora in mano la pistola di Jeff. Ora, cerchiamo di chiarire un attimino le idee, perché Andrew Cunanan, in realtà, non è un serial, bensì definito come assassino compulsivo. Commette omicidi di due o più persone in un lasso di tempo breve, in luoghi differenti però contigui, in modo che gli omicidi confluiscano in un unico evento. Come se fosse stato colto da un raptus. Le vittime differiscono le une dalle altre e anche i metodi di uccisione. L'assassino non cerca di nascondere la propria identità e spessissimo cova rabbia, frustrazione e rancori repressi. Desidera porre fine alla propria vita perché è insoddisfacente, ma prima desidera vendicarsi del mondo e infliggere agli altri il proprio dolore. L'assassino compulsivo di solito termina la sua carriera con un suicidio. Cunanan in gioventù vedeva davanti a sé un futuro davvero dorato. Era una persona con grandi speranze, ma non era mai riuscito ad emergere in alcun modo. Le sue relazioni erano tutte superficiali dalla prima all'ultima. I suoi soldi provenivano solo dagli amorevoli uomini ricchi che sapeva deliziare. Ultimamente era balzata ai suoi occhi l'inconsistenza della sua vita, la sua totale mancanza di potere o di status. Così, quando in un eccesso di gelosia, favorita dalla merce non troppo legale, aveva ucciso Jeff Trail, Andrew aveva capito che la sua vita era finita. Da qui il desiderio di far finire anche altre vite e, per ultima, la propria. Detto questo, ragazzi, ho finito di parlare in questo video. Conoscevate questo caso? Immagino di sì, è famosissimo. Ma vi ho fatto per caso scoprire qualcosa di nuovo? In caso fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Spero che questo video possa essere stato di vostro gradimento. Io vi mando un bacione, noi ci vediamo prestissimo al prossimo video, mi raccomando, fate i bravi, continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene, ma soprattutto fate ciò che vi rende felici e prendetevi cura di voi. Ciao ragazze, ciao ragazzi!